nel rispetto e nell'accettazione del fatto che nessuno di noi ha la verità assoluta. Nessuno di noi ha la verità assoluta. I problemi grandi, non esiste una risposta semplice. Quindi, se in una situazione complicata come quella della Juve di questo momento, l'unica risposta che sapete darmi è Allegri, ragazzi, mi dispiace, ma questo è un modo un po' superficiale di vedere le cose. Non hai mai visto niente di così fresco su YouTube. Non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buonasera, Juventini de mi corazón, how you doing? Come state? E soprattutto, mai come oggi avete avuto bisogno di stay calm, il vostro Andrea, stay calm da New York, perché state reagendo male. Stiamo reagendo male, mi ci metto anch'io in mezzo perché uniti, signori, oggi voglio citare Juventino a Parì. Juventino a Parì è stato il mio condottiero, il mio capitano oggi su Twitter perché ha risposto brillantemente a tutti quelli che hanno cominciato a divulgare questo hashtag di cui andiamo a parlare dopo. Prima le notizie che sono uscite oggi, tipo quelle importanti, tipo che la Juventus ha mandato un'email a tutti gli abbonati alla, non mi ricordo quale settore dello stadio, facendo sapere che nel caso di Serie B ci sarebbe stato un parziale rimborso del costo dell'abbonamento. Ovviamente chi poteva fare uscire questa notizione importantissima che stavamo aspettando, avevamo bisogno di saperla in qualche modo, perché sennò io come faccio a continuare ad andare avanti, a tifare Juve, andare a vedere la prossima partita se non so questo? E soprattutto come faccio ad alzare la mia ansia, la mia paura su quello che sarà il mio futuro? Perché il mio futuro da Juventino non è già abbastanza incerto, no? Non è che stiamo lì ad aspettare sentenze contro sentenze, risentenze, ricontrosentenze, sei stato assolto, però dopo un po' ti processiamo di nuovo sullo stesso. Non è abbastanza incerto il nostro futuro, no? Mettiamoci anche quest'ombra della Serie B come se già qualcosa fosse deciso, non mi stupirebbe assolutamente, ma come se già qualcosa fosse deciso. Grande Nerozzi, grande, bravo Max Nerozzi come sempre, perché lui ovviamente ci fa sapere che oggi arriva questa email agli abbonati della Juventus, però quello che non ci fa sapere è che normalmente questa informazione, cioè questo tipo di, come vogliamo, eventualità, no? Questo tipo di eventualità viene calcolata ogni anno. Quindi se uno fosse abbastanza volenteroso ad andare a ricercare le email dell'anno precedente o degli anni prima, vedrebbe che anche non essendoci stato il processo che c'è in corso sulle penalizzazioni e quello che dovrà succedere alla Juventus, la Juve, come società per azioni, immagino, considera ogni scenario, no? Adesso, tralasciando il buon Nerozzi, che più va avanti e più ci dimostra che grande giornalista è, e soprattutto che il suo spirito sportivo nel momento in cui porta avanti la professione, importante è che la Juventus ha consegnato le memorie di difesa, no? Quindi si va avanti. Oggi era la scadenza dei 15 giorni a disposizione dei legali della Juventus per appunto presentare queste carte. Come andrà a finire questa storia ce lo saprà dire soltanto il tempo. Molti parlano, ho letto in parecchi posti di una Juventus che sarebbe pronta a patteggiare per evitare una pena troppo alta. Ovviamente nelle carte consegnate oggi dalla Juventus non si parla di questo, quindi quello che mi invito a fare io, signori, e quello che cerco di fare io è di filtrare molto le informazioni che leggete, e soprattutto visto che è un momento difficile per noi, no? Da tifosi, da innamorati della Juventus,
da passionali e appassionati della Juventus, soffriamo perché giochiamo male, soffriamo perché, come nell'ultima partita, non giochiamo proprio, soffriamo perché ovviamente non possiamo vedere quell'allenatore sulla panchina o quei giocatori, ognuno ha la sua. Però proprio per questo motivo, signori, proprio perché stiamo soffrendo, normalmente l'essere umano nel momento in cui prova dolore non riesce a pensare troppo lucidamente, cerchiamo di essere il più equilibrati possibile, di non perdere la bussola, perché quello che sta succedendo tra il nostro popolo bianco-nero in questo momento è esattamente questo. Come se il mare non fosse già in tempesta, come se la barca non ci stesse sballottolando da una parte all'altra già di suo. Oggi, signori, perché vi dico Juventino a Parì è stato il mio leader su Twitter? Perché oggi è uscita questa tendenza, questo hashtag che è andato in tendenza ovviamente in poco tempo, schermata nera e scritta rossa, Allegri out. Vabbè, ovviamente, ma ne avevamo bisogno, no? Ne avevamo bisogno perché, visto che non c'è già abbastanza caos, andiamo giù con l'Allegri out. Di questa community di tifosi juventini francese che appunto l'ha attivata, l'ha spinta e che sta prendendo corpo su Twitter. A me è piaciuta tantissimo la risposta di Juventino a Parì, che ha di suo fatto un'immagine simile con la schermata nera, ma l'hashtag, invece di dire Allegri out, dice uniti, signori, uniti è l'unica cosa che dovremmo cercare di fare in questo momento, invece di litigare tra di noi. Uniti significa uniti a prescindere da quella che è la nostra opinione, pro Allegri, contro Allegri, pro Vlahovic, contro Vlahovic. Io non le vorrei sentire a prescindere tutte queste discussioni, ma se proprio dobbiamo discutere, nel rispetto e nell'accettazione del fatto che nessuno di noi ha la verità assoluta, nessuno di noi ha la verità assoluta, i problemi grandi non esiste una risposta semplice. Quindi se in una situazione complicata come quella della Juve di questo momento l'unica risposta che sapete darmi è Allegri, ragazzi, mi dispiace, ma questo è un modo un po' superficiale di vedere le cose. Io vi invito a rilassarvi un attimino, a serenizzarvi un attimino, non so neanche se posso dirlo, ho appena inventato la parola serenizzarvi, probabilmente l'ho fatto, non mi interessa. Io vi invito a stare un po' più sereni perché non si può combattere un'avversità, non si può risolvere una problematica con questo atteggiamento. A 6 partite, massimo 7, dalla fine del campionato, che cosa vi aspettate? Che questo hashtag faccia scomparire Allegri dalla panchina da oggi a domani? E vi aspettate che da oggi a domani, con qualsiasi altra persona in panchina, tutti i nostri problemi saranno risolti? Detto questo, io lo so che adesso mi dovrò prendere dell'allegriano, non lo so, chiamatemi come vi pare, perché tanto questa è già una mentalità che io rifiuto a prescindere. Io l'ho detto più di una volta, l'unico aggettivo qualificativo che riconosco nei confronti di me stesso, del sottoscritto, è gobbo. Io gobbo, quando mi dite gobbo sono d'accordo con voi, tutti gli altri aggettivi che mi date per me nel mio dizionario non esistono, sono a posto con me stesso e con la mia personalità. Quindi niente carro pro Allegri, anti Allegri, esiste solo il carro Juventus. È un carro in cui sono salito 30 anni fa, non sono mai sceso e ho vissuto tutti i momenti più belli e più brutti, signori, fino a qua senza lamentele, a testa alta e sapendo che la speranza va tenuta sempre accesa. Bisogna focalizzarsi nelle cose positive, perché non dipende dal nostro malumore, non dipende dalla nostra insoddisfazione, non dipende dal nostro hashtag Allegri out il fatto che la Juventus prenda determinate decisioni. E vi dico qualcos'altro, io mi aspetto che sia così. Questa sarebbe la preoccupazione più grossa di tutti per me, come
come tifoso juventino vi dico, se la Juve cominciasse a prendere decisioni in base a quello che diciamo noi tifosi, allora lì sì sarei veramente preoccupato. Lì sì non ci vedrei più via d'uscita, perché il più grande direttore generale di tutti i tempi, il più grande direttore sportivo che abbiamo avuto, che io possa ricordare, si chiama Luciano Moggi e faceva esattamente il contrario di quello che i tifosi dicevano. Quindi Allegri out, tenetevelo per voi, perché non è quella la soluzione, signori. Allegri out non è la soluzione. Anzi, per dirla un po' più in francesismo, Allegri out non serve a un c***o. Scusatemi, quando ce l'ho, ce l'ho. Comunque sia, detto questo, ognuno è libero di fare quello che vuole. Io sono qui semplicemente a farvi riflettere sul discorso che vi ho detto prima, quello che dice Juventino a Parì, e cioè che questo è il momento di essere uniti e non di discutere tra di noi su quello che è meglio o peggio della Juve, perché per quelle discussioni c'è la fine del campionato. Finisce il campionato, abbiamo 3 mesi estivi belli, in cui ci possiamo dire di tutto e di più, possiamo giocare al fantacalcio, possiamo fare quello che volete. Tanto sapete com'è il calcio mercato, ogni giorno, ogni ora ce ne esce una nuova. In questo momento mancano 6 partite. Adesso io non voglio dire che il fatto che i tifosi siano uniti e a supportare la squadra conti 100% di quello che è il destino della Juventus. Però sicuramente è una piccola parte che può fare la differenza. Quindi se noi vogliamo fare la differenza come tifosi, smettiamola di pensare agli hashtag tipo Allegri out e cominciamo a supportare la squadra in maniera incondizionata, ok? Quindi uniti, e vi lascio come al solito con le mie 3 regole, che sono quelle della vita: stay fresh, stay crispy e stay calma. Ciao belli!